È bufera in Liga, insulti razzisti alla dura risposta dell'attaccante del Real Madrid. Ancora una volta si torna a parlare degli insulti razzisti verso Vinicius Junior. L'esterno brasiliano, già vittima di gravi insulti pochi mesi fa per le sue esultanza dopo i gol, è stato duramente attaccato dai tifosi del Valladolid, con numerosi video sui social che testimoniano il tutto. È successo nell'ultima partita di Liga, vinta dal Real Madrid per 2-0 proprio sul campo del Nuevo José Zorrilla. Vinicius è stato sostituito al 42 del secondo tempo e, durante la camminata verso la panchina dalla rimessa laterale, è stato vittima dell'ira dei tifosi avversari, tra lancio di oggetti e gesti razzisti come l'imitazione della scimmia. Liga, una doppietta di Benzema regala la vetta al Real Madrid. Vinicius lunga R risponde agli insulti razzisti. Il giovane attaccante dei Blancos non ha risposto subito ai tifosi, tornando senza proteste in panchina. Sui social, però, si è sfogato con un duro messaggio diventato virale in poche ore. I razzisti continuano ad essere presenti negli stadi, scrive Vinicius lunga R sui social, a guardare da vicino il più grande club del mondo. Intanto la Liga continua a non fare nulla. Io continuerò a giocare a testa alta e festeggerò le mie vittorie con il Real Madrid. Alla fine, è anche colpa mia. La replica della Liga: nella Liga combattiamo da anni contro il razzismo. Vinicius è molto ingiusto e non dovrebbe dire che la Liga non fa nulla contro il razzismo. Dovrebbe informarsi meglio. Siamo a sua disposizione affinché tutti insieme possiamo andare nella stessa direzione. Così in un tweet il presidente della Liga, Javier Tebas, replica l'attaccante brasiliano del Real Madrid. Vinicius Junior, oggetto di boo razzisti ieri nello stadio di Valladolid, che ha accusato la Liga di non fare nulla. Già prima della denuncia di Vinicius lunga R, giocatore del Real Madrid, sui suoi social network si legge in una nota della Liga, in un post in cui allude alla mancanza di misure e di azione da parte della Liga nella lotta al razzismo. Avevamo già rilevato insulti razzisti da parte di qualcuno, dagli spalti dello stadio. Questi eventi saranno segnalati alla Commissione Antiviolenza e alla Procura per i Crimini d'Odio, come è stato fatto in altre occasioni in cui la Liga, dopo aver indagato sui comportamenti razzisti dentro e fuori gli stadi, ha guidato la lotta contro questo tipo di atti. Nel caso di insulti razzisti da parte dei tifosi nei confronti di giocatori, prosegue la nota, oltre a denunciare i fatti davanti alla suddetta commissione di Stato, dalla stagione 18-19 la Liga ha portato anche questi casi davanti alla procura che si occupa dei reati d'odio.